È arrivato il giorno, ragazzi. È il giorno della semifinale di ritorno di Champions League, Inter Milan, ore 21, stadio San Siro. Sarò lì e speriamo di vedere una reazione da parte del Milan, perché i tifosi del Milan, i tifosi rossoneri vogliono vedere una reazione, vogliono vedere la squadra lottare dall'inizio alla fine, vogliono vedere un Milan diverso rispetto a quello dell'andata, dove nei primi 11 minuti aveva già subito due gol, distratto, e per certi versi nel primo tempo hanno subito tanto i nerazzurri. E dunque, ragazzi, oggi è il giorno della verità, è il giorno da dentro fuori. O il Milan va in finale di Champions League o il Milan torna a casa. È il giorno del verdetto, è il giorno in cui sappiamo, insomma, il futuro del Milan. Se il Milan terminerà qui il suo percorso in Champions, e purtroppo per i rossoneri andranno in finale i nerazzurri, andranno in finale l'Inter, andrà in finale l'eterna rivale della squadra milanista, oppure, con grande sorpresa, il Milan accederà alla finale a Istanbul, di nuovo Istanbul. Vedremo. E so che comunque non tutti ci credono, leggo i vostri messaggi, o comunque vi leggo, anche se immaginate che tanto lavoro da fare, non sempre rispondo, ma vi leggo, e non tutti ovviamente siete dalla parte di chi crede, no? Perché giustamente, vedete, un 2-0 all'andata, una squadra come il Milan che anche nell'ultimo periodo non è in un buon momento, ha perso 2-0 con lo Spezia, ha perso 2-0 con l'Inter in Champions League. Il 2023 non è stato un anno un'annata positiva fin qua per i rossoneri. Dall'altro lato c'è una squadra molto in forma come l'Inter, c'è una squadra che è al top della forma mentale e fisica, come nerazzurri che segnano 2-3 gol a partita, a volte anche 4, quindi è molto complicato. D'altronde la storia di questo derby in questa stagione dice 3 vittorie dell'Inter, 1 vittoria del Milan, nel 2023 3 vittorie su 3 dei nerazzurri con 6 gol fatti e 0 subiti, nel senso che il Milan non è riuscito neanche a segnare un gol. Però dall'altro lato, ragazzi, il calcio è strano. Il calcio è strano perché quante volte abbiamo dato per scontato qualcosa e poi si è verificato l'opposto. Quante volte abbiamo detto questa partita vince facile questa squadra e poi il pronostico viene rovesciato, viene ribaltato. Secondo me molto dipenderà dal fatto che il Milan possa rimanere in partita più a lungo possibile. Questo cosa vuol dire? Che il Milan non deve prendere gol. Se il Milan non prende gol anche in tutto il primo tempo, poi magari nella ripresa, se riesce a segnare un gol, anche metto un minuto a caso al 60esimo, e poi nell'ultima mezz'ora ci sarà l'assalto finale. Insomma, bisogna vedere come va questo derby. Di certo che influisce tanto il 2-0 dell'andata, non ci voleva, quella gara lì ha compromesso tutta la qualificazione, c'è ancora molto rammarico secondo me per come si è sviluppato quel derby, per come il Milan ha giocato quel derby. Però d'altronde bisogna anche fare i conti con la realtà e con un fatto che il Milan ha molte lacune all'interno della rosa, e soprattutto in attacco. Io credo che è una squadra che segni molto poco, crea poche occasioni da gol il Milan, e dunque o le sfrutta al massimo quelle 2-3 grandi occasioni che ha partita, oppure poi non segna più. E con il Napoli, per esempio, in Champions League il Milan era stato bravo a sfruttare quelle poche occasioni avute, ha segnato con Bennacer all'andata, ha segnato con Giroud al ritorno, tra l'altro anche rigore sbagliato, ma quelle sono state le occasioni create soprattutto da Rafa Leao. E poi ecco Rafa Leao, il Milan si aggrappa al suo campione, si aggrappa al suo giocatore principale, si aggrappa all'elemento che è in grado di creare la difficoltà per la squadra avversaria e di creare la superiorità numerica per il Milan, con i suoi dribbling, con le sue accelerazioni. Il Milan, lo sappiamo, dipende da Rafa Leao. Quando non gioca Rafa, la squadra perde tanto in qualità, ma anche in pericolosità. È poco pericolosa
la formazione di Pioli senza il talento portoghese, quindi è troppo importante il suo recupero. Giocatore che comunque si è ristabilito, sta bene, ha superato l'infortunio, aveva avuto un'elongazione al muscolo dell'adduttore contro la Lazio, ha saltato l'Inter all'andata in Champions, ha saltato lo Spezia, non a caso entrambe sconfitte per 2-0, e oggi ritorna. Quindi vediamo se Rafa Leão riuscirà a sovvertire il pronostico. In questo video, dove poi continueremo a parlare di derby, parliamo anche di un retroscena di mercato, perché ieri dall'Inghilterra, precisamente dal quotidiano The Athletic, che secondo me è sempre molto informato sui fatti delle squadre inglesi, è venuto fuori un retroscena che ci sta tutto, perché il Chelsea voleva Rafa Leão, aveva fatto delle proposte molto interessanti al Milan per Rafa Leão, ma la cosa curiosa è capire quali giocatori e qual era la proposta fatta dai Blues. Ebbene, il Chelsea aveva proposto al Milan due giocatori per Rafa Leão. Aveva proposto Hakim Ziyech, sapete, trentenne marocchino, giocatore che quest'anno ha giocato davvero poco, comunque 17 presenze solamente con la maglia dei Blues, 17 presenze vuol dire praticamente non giocare quasi mai in Premier League, in campionato, mentre per quanto riguarda la Champions solamente 4 le partite giocate da Hakim Ziyech, che voleva partire, voleva andare via, era già un obiettivo di mercato del Milan. Però il Chelsea aveva chiesto Leão in cambio di Ziyech e Pulisic. Christian Pulisic, giocatore degli Stati Uniti d'America, 24 anni, alla destra, lui 21 presenze, un gol e un assist, neanche diciamo una stagione esaltante. Il problema di questo giocatore più che altro sono un po' anche gli infortuni, giocatore che molto spesso si ferma per problemi fisici. Comunque è un giocatore che agisce più che altro sulla tre quarti, più sulla destra che sulla sinistra. Insomma, il Chelsea aveva proposto questi due giocatori, Pulisic e Ziyech, per Rafa Leão. Il Milan naturalmente ha detto no, si è tenuto Rafa e ha trovato anche il rinnovo. Tutto fatto, lo stiamo dicendo da qualche giorno, per il rinnovo di Rafa Leão. L'annuncio avverrà a breve, a brevissimo, ma è tutto fatto. C'è grande soddisfazione nel mondo rossonero, nel mondo Milan, per aver rinnovato un giocatore così importante come Rafa Leão. E stasera tocca a lui, ragazzi, come stavo dicendo prima, tocca a lui, tocca a Theo Hernandez, ma anche a Olivier Giroud, giocatori che sono stati in grado di fare la differenza in passato, sono arrivati un po' stanchi secondo me in questo finale di stagione, ma d'altronde ora bisogna tirare fuori tutte le energie possibili. È un derby, prima cosa, è un derby in Europa dove tutto il mondo ti guarda, seconda cosa, c'è la storia da difendere, la maglia da difendere e l'orgoglio, soprattutto l'orgoglio. Il Milan deve provare a giocare questo derby di ritorno con un'altra testa, con un'altra mentalità e con un altro approccio, perché deve vendere cara la pelle. Il tifoso del Milan vuole vedere la maglia sudata, vuole vedere il Milan lottare, vuole vedere un Milan con una mentalità diversa, è quello che chiede il tifoso del Milan. Poi se riuscissero anche a ribaltare il risultato dell'andata, tanto meglio, però ovviamente la prima cosa e vedere un Milan convincente, finalmente convincente, perché quello che è passato, l'immagine del Milan che è passata all'andata, non è stata una bella immagine. Vi ricordate, anche Gerrard ha detto in questa semifinale per il Milan non è all'altezza di una semifinale una squadra che gioca in questo modo. Quindi facciamo ricredere un po' tutti con una semifinale di ritorno diversa. Poi quello che verrà, verrà. Tanto ormai insomma il percorso il Milan in Champions lo ha fatto, è stato secondo me molto positivo arrivare in semifinale, inaspettato. Se poi riuscisse anche ad accedere in finale sarebbe un qualcosa di clamoroso, di epico, ma staremo a vedere stasera. Ci vediamo più tardi, un caro saluto a tutti.